Ah, signori, anno nuovo, vita nuova. Invece no, eccoci di nuovo qui ad aprire statue da mezzorene luna. Tra l'altro, minchia che fatica che ho fatto a portarle su. Comunque, qua il trasporto non è stato clemente con queste scatole. Speriamo che le statue all'interno si siano salvaguardate. La statua, perché questi due scatoloni sono un'unica statua. Boh, vediamo. Signori, bentornati. Oggi, come avrete visto, si spacchetta roba mostruosa, gigante. Direi di partire, sono due scatole, direi di partire da quella più grande, sperando che lì ci sia la base, o forse la base nell'altra, non lo so. Comunque adesso da qualche parte partiamo. Oh, mamma mia, che casino. Oh, direi di partire da questa qui, perché qua c'è scritto box A1 di 2, quindi immagino sia questa la prima da dover aprire. Tra l'altro oggi sto testando anche un nuovo microfono, dato che negli ultimi video mi sono accorto che c'è un eco della Madonna, quindi di conseguenza un audio di merda. Mi sono procurato un lavalier che, boh, vediamo se si sente meglio o peggio. È un test questo. Qua c'è anche un ragno, te vaffanculo. Una barca di polistirolo per non farci mancare nulla. Questo cosa facciamo? Lo ribaltiamo? Muover da solo sta roba è un bordello. Si tratta proprio di lui, del ragazzone, il Doom Slayer o Doom Guy, insomma, come lo volete chiamare. Arca troia. Per questa statua ho aspettato veramente tanto, un botto, non perché ci hanno messo tanto a farla, nel senso, credo che sia già un anno o due che sia uscita questo pezzo qua. Più che altro io ci ho messo un botto a pagarla, perché credo sia la statua, anzi senza credo, è la statua più costosa che abbia mai preso, probabilmente anche la più grande che abbia mai preso, però questo lo scopriremo tra poco. Vediamo cosa contiene la scatola numero 1. Ah, che fatica, signori. Tra l'altro questa è la seconda statua della Prime One che prendo, perché la prima è quella di Evangelion. Questa è il mio secondo acquisto. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Qua vedo solo le varie armi, vari accessori. No, direi che questo non è la prima roba che dovevamo aprire, forse. Vediamo cosa c'è nello strato sotto per capire un po', ma a questo punto mi sa che la base si trovi nell'altra scatola. Quindi siamo già partiti male. Che cazzo ho messo il cutter in tasca? Ora cerchiamo di sollevare questa roba senza rompere nulla. Cosa sto rompendo? Carta, spero. Sì, la base era dall'altra parte, quindi ora questa mi tocca metterla, mi tocca piazzarla momentaneamente da qualche parte. Oh, che bordello. L'artwork della scatola è davvero bellino. Non che sia troppo importante. Ah, comunque qua abbiamo anche un numero. 037 su 250 unità. Sì, questa qui tra l'altro è la Ultimate Sborone Edition. Vabbè, quella che costava di più, quella con tutto l'armamentario, e ne ha fatte solo 250 pezzi, quindi bene così, insomma. Infatti per prima cosa dice di tirar fuori la base, ed è ciò che faremo. Ed eccoci qua, una base mastodontica. Cioè, già solo la base è una statua a sé.
ve la faccio un attimo vedere al volo. Cioè, guardate che sberla che è solo la base. Come minchia la tiro fuori. Vabbè, una cosa alla volta, ce la si fa. Bene. Qual è il davanti? Forse è questo qui. Mettere il busto, che ho visto qua. Ok. Minchia, ma c'entra l'inquadratura? Non penso proprio. O capirci qualcosa fa un'impresa. Ed eccoci qua. Tac. Che faticaccia. Ed eccoci qua in tutto il suo splendore. Comunque una statua incredibile, dei dettagli pazzeschi. Poi io adesso gli ho messo la motosega perché credo che sia una delle sue armi più iconiche, forse insieme al fucile a pompa. Comunque adesso vi faccio vedere una carrellata di tutte le armi a sua disposizione, cioè compresi in questa edizione. Per me è una statua incredibile. I dettagli sono qualcosa di impressionante, veramente. Non credo di neanche quella di Attack on Titan arriva a un livello di dettaglio di questo livello. Infatti che, cioè, sti cazzi, per quello che è costata ci mancherebbe. Però comunque non ci vedo un'imperfezione, un difetto, cioè ogni dettaglio, ogni linea, ogni texture, ogni colore è perfetto. Cioè, guardate sto braccio, guardate la texture pelle, che livello di dettaglio è. No, è veramente bellissima. Ovviamente non valgono mai il prezzo che le vai a pagare, però la soddisfazione di vedere un pezzo del genere è incredibile. Cioè, guardate anche il demone alla base, sotto i piedi del Dungai. Ha anche una lucidatura, un effetto. O anche i teschi hanno proprio una pittura che è incredibile, un effetto lucido, l'effetto lava, che invece è più opaco, più pastello, diciamo. Adesso non sono bravo a descrivere queste robe, comunque, cioè, giudicate voi dalle immagini che state vedendo. Per me è stunnante, termine che mi sono appena inventato, no, però bellissima. È anche gigantesca, cioè non si vedono neanche le linee dell'attacco dei vari pezzi. Vabbè che lo stile dell'armatura così tutta a blocchi aiuta molto a nascondere le varie linee dove si attaccano i vari pezzi. Tipo magari qui nella mano si nota un po' se lo si guarda direttamente. Però per il resto è allucinante, assurdo. Vabbè, poi questa statua rappresenta uno dei giochi più importanti della storia videoludica. In realtà non rappresenta il primo Doom del 93, però rappresenta quello di Doom Eternal o anche del Doom del 2016, che sono due giochi con i controcazzi. Cioè, a me mi hanno gasato talmente tanto che quando ho visto questa statua ho detto: deve essere mia, devo portarmela a casa. Ed eccoci qua. Comunque le armi a disposizione, come posso vedere anche qua dal volantino, sono il fucile a pompa, il fucile a canne mozze, la spada del demoniaca, che non mi ricordo neanche come cazzo si chiama, il mitra, che forse è l'arma più brutta con cui esporlo, la motosega,
il fucile a pompa l'ho già detto, e ovviamente il BFG, che è forse l'arma più riconoscibile di tutta la saga, dato che c'è sempre, è proprio un elemento ricorrente di tutti i titoli dei Doom. Vabbè, comunque adesso vi lascio un po' di immagini, anzi vi lascio un po' di clip registrate a posteriori di tutti i vari pezzi. Ora l'unico vero problema è dove piazzarla. Sicuramente non è facile trovarle un posto, ma se avete visto il mio ultimo video riguardante la mia sistemazione, la mia stanza gaming, saprete che io ho realizzato dei comodi, anzi ve li faccio vedere. Ho realizzato questi qua, che sono proprio degli stand dove mettere le statue, e Doom farà questa fine qua. Tra l'altro qui ho messo, dovrò fare anche la teca in plexiglass anche per il Doom Guy, che sarà un bel casino, perché così alta sarà veramente difficile realizzarla. Però vabbè, dai, comunque guardate qua che bordello di scatolame che c'è qua. Niente, anzi, in realtà io ce ne ho già una di stand già fatto, che però qui sopra mi sa che non ci sta, quindi dovrò realizzarne un altro, perché questo è 83 in larghezza e 65 in profondità, 64. Comunque vabbè, teniamoci un 80 per 60, è più comodo. E la statua, ora andiamo a misurare. La statua è più o meno, perché adesso farò una misura molto molto approssimativa, in larghezza 60, che quindi potrebbe anche starci, ma in profondità sarà almeno, no, in realtà è 60, ci starebbe. Ah no, ora mi ricordo, ma il problema viene quando gli metti determinate robe in mano, tipo la fava, no, tipo la spada, perché la spada, e ora ve lo mostro, con la spada, che è questo accrocchio qua, superiamo senza ombra di dubbio quei 60 cm in profondità. Infatti, se io lo vado a misurare, siamo a una settantina di centimetri, quindi sporgerebbe. E se devo fare la teca in vetro, la teca in vetro non può essere più profonda della profondità dello stand sotto, perché ci si deve appoggiare, quindi è per questo che quel comodino, insomma, quell'accrocchio di mobili IKEA che è di là, chiamiamolo Totem Espositivo, ecco, il suo nome ufficiale è Totem Espositivo. Il Totem Espositivo che vi ho mostrato prima non va bene, quindi mi toccherà farne un altro, e dato che ci sono, più grande ovviamente, dato che ci sono, ci farò un video a riguardo, così vi faccio vedere come li realizzo, nel caso c'è qualche pazzo di voi che si compra stronzate del genere e che ha bisogno di un'idea di dove piazzarle, insomma. Quindi niente, signori, io spero che vi ho mostrato tutto quanto. Mi dispiace non essere troppo esaustivo nella descrizione di questi oggetti, però faccio il possibile, quindi spero che vi sia piaciuto, vi sia tornato utile nel caso foste indecisi di comprarlo o se siete interessati a pezzi d'arte di questo tipo. Comunque, veramente soddisfatto di questa statua, mentre quella di Evangelion e quella di Attack on Titan qualche difettuccio ce l'avevano, e l'avevo anche esplicitato nei video relativi, questa è veramente una statua perfetta. È perfetta, rende veramente giustizia a quello che è il gioco, a quello che è il personaggio e a quella che è la scena. Cioè, vedere il Doom Guy con tutta questa morte ai suoi piedi è proprio ciò che rappresenta il gioco in sé, e ci sta veramente di brutto. Anzi, però non vi ho fatto vedere che si accende anche, ma non so come. Aspettate un attimo,
e ci andrebbero le batterie, che però non so se sono comprese nel pacco qua, probabilmente no. Vabbè, comunque sul momento non ho le batterie per farvi vedere che si può accendere la luce, ma magari post montaggio, quando monterò il video, me le sarò procurate, quindi riuscirò a farvi vedere anche qualche luce, insomma, qualche effetto particolare. In realtà effetti speciali una sega, perché ovviamente mi sono procurato delle pile tonde, tipo quelle da orologio, e ho provato ad accenderla e ho scoperto a mio malgrado che non funziona, la luce è rotta. Inizialmente ho pensato che magari fossero le pile ad essere scariche, ma ne ho comprate un altro paio nuovo e il problema persiste, quindi è un problema delle luci interni all'elmo. Ma adesso ve lo faccio anche vedere al buio, aspettate un attimo. Ecco, ho spento tutte le luci per farvi vedere meglio, ho già messo le pile, ora se provo ad accenderlo, che dovrebbe essere qua, perché... ecco, questa è la luce che fa, che al buio sembra anche tanta, ma in realtà è proprio una luce molto fiabile che a poco tempo da quando la si accende addirittura affievolisce ancora di più, fino a spegnersi. E se provo a spegnere e riaccendere, ecco, cioè questo non è sicuramente il corretto funzionamento. Ho già contattato l'assistenza della Prime One, che però mi ha risposto dicendo che, essendo già uscito da un bel po' la statua, non ha pezzi di ricambio in sostituzione da potermi mandare. Quindi mi ha offerto $50 di rimborso, ma $50 in confronto ai 3.000 spesi sono veramente una presa per il culo, una stronzata. Infatti adesso vedo se riesco a farmi rimborsare di più, perché è un vero peccato non avere la statua nel pieno delle sue funzionalità. Quindi era troppo bello per essere vero, però a sto giro è andata male. Vabbè, comunque, come già ripeto, le statue tendenzialmente non le accendo mai, se non per occasioni rare, diciamo. Quindi poco male, però comunque fa lo stesso dispiacere. Ma vi rilascio al video, chiusa parentesi. Che altro dire, signori? Questo è stato il mio primo video di quest'anno. Spero di fare più video, spero anche che vi possano interessare. Se siete curiosi di sapere come si fanno quegli stand dove metto le statue, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like, solite cose. Noi ci si vede la prossima volta, che probabilmente sarà il mese prossimo, perché ci metterò un po' a procurarmi la roba per fare quel tavolino. E niente, signori, vi auguro buon anno e alla prossima.